Perciò tutti gli uomini traditi dalla madre si vendicano sulle altre donne. Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo gli appuntamenti di Torino, venerdì 31 gennaio 2020, ore 20:45, il mio seminario dal titolo Fai volare l'autostima e seduci chi vuoi. E poi Milano, domenica 1 marzo, 9:30-19, autostima e seduzione in amore e al lavoro. E il riferimento è 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che puoi abbonarti al canale Massimo Taramasco e iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. All'abbonamento base potrai ricevere lezioni mirate, all'abbonamento top, oltre alle lezioni mirate, anche le videoregistrazioni dei seminari fatti dal vivo, ed è anche attivo l'abbonamento sul canale Felicità Benessere, ha un valore simbolico per sostenere il canale e ricevere dei gadget, la chiave nelle chat, eccetera. Bene, ma veniamo al tema. Allora, gli uomini traditi dalla madre, quelli che hanno vissuto, percepito un tradimento da parte della madre, non riescono a mettere in atto questa rabbia compressa che hanno per questo tradimento, questa diffidenza sviluppata a causa di questo tradimento, perché il tradimento ti può tradire solo una persona buona. Quindi loro che credevano che la madre fosse una mamma buona e poi è diventata una mamma cattiva tradendoli, cosa ha generato? Ha generato una situazione che loro avrebbero voluto avere una rivendicazione, cioè una sorta di vendetta da bambini verso la mamma, ma la mamma era troppo potente, però hanno sviluppato questo senso, diciamo così, di come dire, astio verso le donne. Per cui, cosa faranno da adulti? Si vendicheranno sulle donne mettendo in atto nei confronti delle donne il comportamento che la mamma reale ha avuto nei loro confronti, cioè tenderanno a sparire, tenderanno a trattare male, tenderanno a non essere presenti, sparire e ritornare. Ma con chi lo faranno? Con quelle donne che non possono totalmente identificare con la madre, che le identificano per genere, cioè donne, ma non la mamma, perché la mamma la salvano. E allora di chi si innamoreranno poi questi uomini? Si innamoreranno, pensate, pensate, si innamoreranno proprio di quelle donne che metteranno in atto lo stesso comportamento della madre, cioè che saranno sfuggenti, che saranno assenti, che gli daranno filo da torcere, che li tartasseranno, diciamo, o comunque metteranno in atto un comportamento simile a quello della madre, che li tradiranno fondamentalmente. Paradossalmente si agganciano proprio sul tradimento. E loro tradiranno tutte le altre, faranno corna a destra e a manca a tutte le altre, perché per genere le identificano come la madre, per genere. Ma però, da un punto di vista emotivo, salvano la madre lo stesso. Infatti, della donna che metterà in atto nei loro confronti un tradimento, si innamoreranno. E allora, come facciamo? Come fanno le donne a riconoscere questa tipologia di maschio? Beh, ci sono tutta una serie di sistemi per riconoscerle. Ad esempio, tu puoi parlare uno, e adesso ve ne farò vedere uno, poi comunque questi temi li tratterò approfonditamente nel seminario di Torino venerdì 31 gennaio 2020, ore 20:45, seminario dal titolo Fai volare la tua autostima e seduci chi vuoi, cioè insegnerò proprio alle donne anche come avere autostima e come sedurre chi vogliono. Il riferimento è sempre al 333 15 11 703. E quindi, però, un modo, ad esempio, se tu parli di tradimento e noti che lui di tradimento della madre, ah, sai che la mamma, che ne so, di quel bambino se n'è andata, ha lasciato il bambino da solo, e lui e mette segnali di questo genere, ad esempio, o di altra natura, beh, significa che lì si aggancia, significa che appartiene a questa categoria. Poi ci sono tutta un'altra serie di segnali. Però, e questo ti darà una forza notevole per sedurli, per conquistarli, per farli innamorare. E questo è l'unico modo per poterli far innamorare, altrimenti non si coinvolgono con te, si coinvolgeranno con le altre, si coinvolgeranno con chi, ma con te no. Cioè, si coinvolgeranno con le donne che lo tradiranno fondamentalmente. Tu penserai: ma io sono stata così buona, gli ho dato tutto, è andata con quella zoccola che gli fa le corna dal mattino alla sera. Certo, è andata con lei perché lei emula quel comportamento. E quindi, nel momento in cui tu hai capito, però devi capire prima che quell'uomo appartiene a quella categoria, hai in mano una forza notevole.